Io penso che le gambe sono a completa disposizione del cervello. Io non ho mai visto una squadra non determinata a fare una prestazione fisica di grande livello. Quindi pensiamo prima di tutto a quello che comanda tutta la macchina, che è la testa, perché poi la partita era questa, lo sapevamo, ne abbiamo discusso negli ultimi 2 giorni a fondo. Della loro pressione in certi momenti ci avrebbe costretto a uscire sporchi da dietro, in certi momenti ci avrebbe visto perdere la palla, in altri momenti ci avrebbe visto creare 2 contro 2, 3 contro 3, 1 contro 1. E quindi la prestazione è quella, la partita era sulla linea di quello che ci aspettavamo e che avevamo preparato. Però al punto in cui i 2 contro 2 e l'1 contro 1 potevano essere numerosi, non è che gli si può concedere un gol di questo tipo. Questo è l'aspetto preoccupante. Bisogna cominciare a pensare che questo è un gruppo che ha vinto largo ultimamente, cioè ha vinto spesso i campionati con l'antagonista più vicino a 10-15 punti. E ora si devono rendere conto che il futuro sarà diverso, che il futuro sarà fatto di campionati punto a punto e quindi la possibilità di lasciare qualcosa non c'è più. Quindi vediamo se riusciamo a fare questo salto di qualità. Questa era una partita sporca che sapevamo sarebbe stata brutta dal punto di vista tecnico, però noi siamo la Juventus e dobbiamo portare a casa punti lo stesso. E non possiamo regalare un gol agli avversari in calo in quel momento della partita dal punto di vista fisico, e poi chiaramente l'aspetto dell'inerzia emotiva della partita li ha ricaricati a dovere, ma quello è colpa nostra. Scusi il volo, ma c'è anche presunzione in questa squadra, secondo lei? Presunzione no, leggerezza in certe scelte sì, se riguardi l'azione del gol dell'1-1 no, non è un'azione in cui la squadra dà la sensazione di far di tutto per evitare una situazione pericolosa. Quindi è una squadra che non ha percepito in quella situazione il pericolo e purtroppo ha fatto una leggerezza. No, presunzione è una parola troppo grossa e diversa.